Presidente della provincia di Catanzaro, siamo qui a Soveria Mannelli per la prima fiera dell'agricoltura e dell'artigianato nella ricorrenza del 50° anniversario dell'autonomia di questo istituto. È importantissimo, intanto perché ci troviamo nell'area interna della nostra provincia, in montagna, un altopiano, grande tessuto produttivo, grande importanza economica, grande importanza sociale. La provincia di Catanzaro ha grande attenzione rispetto a queste tematiche, ne coglie l'importanza e si impegna ad essere capace di far fronte alle esigenze che vengono fuori appunto da questa capacità di creare questi eventi. Quindi intanto i complimenti al nostro liceo, alla dirigente dell'Istituto Costanzo, ai ragazzi che ci hanno messo tanto lavoro, tanto impegno e tanta capacità di creare questo bellissimo momento di aggregazione che sta lì appunto a qualificare quella che è la capacità dell'offerta formativa che nell'area interna si riesce a dare. Da questo punto di vista dobbiamo raddoppiare, come dicevo, i nostri sforzi ed essere all'altezza di questi ragazzi che hanno bisogno di avere strutture che siano capaci di reggere il confronto con quella qualità che è la loro e dei loro del corpo docente, cioè di indirizzarli verso una capacità formativa che sia poi qualificante per il loro futuro. E questo è il nostro compito, è quello che cerchiamo di fare. Oggi siamo qui anche con i tecnici, con l'ufficio tecnico dell'edilizia scolastica della provincia di Catanzaro, cioè l'ingegnere Leone, anche per presentare quello che sarà il nuovo istituto agrario che sorgerà a Soveria Mannelli, finanziato con fondi PNRR, un'opera importantissima, innovativa. Abbiamo i progettisti incaricati che fanno capo a una progettazione vincitrice di concorso con il Ministero che fa capo all'Università di Cosenza. Presenteremo questo nuovo progetto che si inserisce proprio in quel solco di innovazione e di attenzione che la provincia dedica verso le aree interne. Ed è assolutamente necessario e siamo lieti che questa sia la duplice occasione di festeggiare insieme con questi ragazzi questa bellissima fiera dell'agricoltura e di presentare questo progetto che ci auguriamo a breve vedrà poi la luce con un nuovo istituto agrario che servirà appunto ad essere ulteriormente qualificante per quest'area, per Soveria Mannelli e per l'intero comprensorio. Grazie.